Consiglio regionale della Toscana respinge la mozione di sfiducia all'assessore alla salute Simone Bezzini, aula che allo stesso tempo respinge la richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta e approva una commissione speciale per il monitoraggio delle vaccinazioni. Noi stiamo pensando soprattutto a lavorare, a fornire più vaccini possibile nel modo migliore. E oggi la Toscana sta colmando quello che poteva apparire un ritardo negli over 80. Il 25 di aprile abbiamo programmato tutto e abbiamo le assicurazioni delle dosi per coprire con prima dose tutti coloro che sono appunto anziani over 80. Ma già vediamo che attraverso i medici di famiglia, che io ringrazio di cuore per il lavoro che fanno, a differenza di altre regioni, noi garantiamo di più quello che sono gli over 90, perché i medici di famiglia, andando a selezionare, non si trovano di fronte casualmente le persone, quindi prima fanno le persone più anziane e vengono giù scientificamente fino a coloro che hanno 80 anni. Ma contemporaneamente vi è tutto il lavoro che stiamo facendo con AstraZeneca fra coloro che sono fra i 70 e i 79 anni. Siamo ormai al 25% della prima dose, più di 100.000 persone sui 410.000 con quest'età in Toscana, e in questo ci collochiamo fra le prime tre regioni come somministrazione. E poi per gli estremamente vulnerabili attraverso il vaccino Moderna, e devo dire che abbiamo raggiunto ormai 40.000 persone. Certo, sono tante e sono tante di più, ma cercheremo, attraverso la differenziazione fra il lavoro che viene fatto dagli specialisti delle ASL che curano alcune patologie e invece il sistema automatico di chi ha il codice per altre patologie, di far fronte anche a questa vaccinazione. L'importante è che la gente si renda conto che noi tutti i vaccini che ci mandano li utilizziamo, e quindi è una questione di vaccini che devono arrivare. Al termine della discussione, che ha visto respingere dalla maggioranza la richiesta di non gradimento dell'assessore Bezzini, abbiamo deciso a larga maggioranza di approvare una commissione speciale, una commissione composta da tutte le forze politiche, che ha l'obiettivo di sostenere il lavoro della giunta per accelerare il piano vaccinale. Oggi non è tempo di polemiche, l'ho detto anche in aula. Oggi è il tempo di vaccinare, vaccinare, vaccinare il più velocemente possibile. Il giorno di Pasquetta ho deciso di andare al lab vaccinale di Livorno per dire grazie alle tante operatrici e ai tanti operatori della sanità. Nel momento in cui sono arrivate con maggior frequenza le dosi dei vaccini, siamo riusciti ad accelerare. Oggi siamo la regione italiana che ha vaccinato di più, circa il 25% delle persone tra i 70 e i 79 anni. Stiamo recuperando quel gap iniziale relativi agli over 80, ne sentiamo forte la responsabilità, ma non appena i vaccini AstraZeneca sono arrivati insieme ai vaccini Pfizer e ai vaccini Moderna, abbiamo visto che il piano vaccinale ha accelerato. Insomma, oggi abbiamo già vaccinato quasi il 60% degli over 80 e entro fine settimana speriamo di arrivare al 70% per rispettare l'obiettivo che ci eravamo dati, vaccinare tutte le persone con più di 80 anni entro il 25 di aprile. Abbiamo un problema e bisogna dirlo a gran voce ancora con le forniture di AstraZeneca, che la scorsa settimana sono arrivate, invece in questa settimana non arrivano e ci vedono purtroppo dover rallentare le vaccinazioni e non poter riaprire il portale. E dobbiamo ancora migliorare dal punto di vista tecnologico la possibilità di accedere, non appena arrivano le dosi, per gli estremamente vulnerabili. E allora lavoriamo insieme, non è tempo di polemiche, è tempo di vaccinare, di vaccinare, di vaccinare, per fare in modo che la Toscana, così come dice anche il report di U-Trend, possa scalare la classifica delle regioni più efficienti nella vaccinazione. Riconosciamo che c'è stato qualche problemino nella fase inerziale di partenza, ma oggi la macchina della nostra regione, se arrivano i vaccini, è in grado di vaccinare circa 1 milione di persone al mese. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Noi diciamo no
a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che meritano e che hanno come necessità, quello di mantenere la salute che è legata a questo piano di vaccinazioni. Ora serve soprattutto andare spediti nelle vaccinazioni. La macchina messa in campo dalla Regione Toscana è in grado oggi di somministrare oltre 30.000 dosi di vaccino al giorno. Allargando questo spazio di azione al mondo del volontariato e dell'associazionismo, noi potremo arrivare anche a somministrare 50.000 dosi di vaccino al giorno. Prezioso in questo ambito è anche l'apporto dei medici di famiglia con i quali si sta procedendo alla vaccinazione degli ultra ottantenni. Sono state messe in sicurezza le RSA, le strutture dedicate anche alle persone con disabilità. Quindi occorre andare avanti con decisione su questo versante, pensando soprattutto ai soggetti più fragili. Ora serve soprattutto avere i vaccini necessari. Questa è la richiesta forte che noi, come Regione Toscana, avanziamo al governo nazionale. Consiglio regionale della Toscana approva una commissione speciale e ringrazio i colleghi per aver sottoscritto e condiviso le mie proposte. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia. Saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare alla vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena, lasciandosi alle spalle la pandemia. Quindi credo che, insomma, che l'atto del Consiglio regionale che io avevo proposto sia stato approvato, credo che sia un atto importante che veramente segna anche un cambiamento, un metodo nuovo per lavorare insieme per fare della Toscana una regione che possa quanto prima avere uno scatto d'orgoglio sulla vaccinazione. L'ho avuto sugli over 90, lo deve avere sugli over 80, lo può avere su tutte le categorie che appunto verranno indicate dal governo nazionale. Il consiglio urgente è stato voluto fortemente proprio dal gruppo della Lega per trattare il tema dei vaccini, un tema che è salito purtroppo alle cronache nazionali. Sappiamo come la gestione scellerata del PD di queste settimane ha portato la Toscana ad essere ultima per la vaccinazione degli over 80 e ad essere indietro fortemente nella vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Ecco, noi ritenevamo che parlarne oggi, questo momento di confronto, fosse utile come spartiacque per creare una nuova gestione, per dare una spinta a quella che è la campagna vaccinale per ottenere dei risultati. Abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini perché lo vediamo come l'attore principale insieme a Giani di quelli che sono stati disservizi di queste settimane che tutti noi conosciamo, dalle vaccinazioni degli ultrafragili che fatte sul portale hanno creato tantissimi disagi ai cittadini, fino ad arrivare alle vaccinazioni degli over 80 che sono ultime nelle classifiche nazionali. Ecco, le dimissioni di Bezzini secondo noi era un atto dovuto, ma siamo comunque felici di aver portato a casa una commissione speciale, che è quella che consentirà anche a noi dell'opposizione di poter dire la nostra e di vigilare sull'operato della Giunta, cosa che in questi mesi non ci è stata possibile perché la Giunta non ha mai dialogato con il Consiglio. Quindi noi vogliamo che questa commissione si renda partecipe del processo della vaccinazione, perché vogliamo arrivare a compimento della campagna vaccinale mettendo in primis dei paletti chiari che sono quelli della vaccinazione dei nostri anziani e delle persone estremamente fragili. E poi anche andare a capire quello che non ha funzionato e cercare di migliorarlo perché vogliamo dare risposte a tutti quei cittadini che giornalmente ci chiamano e ci chiedono aiuto. Se non fossimo in zona rossa, la regione che ha descritto oggi Bezzini in aula sarebbe la meta ideale per andarci in vacanza, perché sicuramente non ha descritto la Toscana. Ha parlato di una regione in cui tutto viene organizzato con trasparenza e in modo pubblico.
quello che abbiamo visto con i nostri occhi, e penso per esempio all'hub vaccinale più importante della Toscana, il Mandela Forum, era tutto tranne che trasparente. Riteniamo che i tre punti fondamentali per poter fare una seria campagna vaccinale siano decidere chi riceve il vaccino, chi lo inocula e dove viene inoculato. Su questi tre punti fondamentali c'è stata troppa incertezza. Per questo abbiamo criticato la Giunta Giani, abbiamo criticato l'assessore Pezzini, al quale abbiamo fatto le domande ben precise. Chi riceverà il vaccino in quali tempi? C'è un cronoprogramma? Quante persone e quando riceveranno il vaccino presso il proprio domicilio? A queste persone gliel'abbiamo comunicato? Quante persone riceveranno la chiamata diretta, ovvero non saranno costrette, si parla specialmente di persone anziane, molto anziane o di persone fragili, a fare l'odissea tra vari siti internet? Quante la riceveranno? Gliel'avete comunicato? Abbiamo chiesto come mai i medici di famiglia a novembre sottoscrivevano un patto con la Regione Toscana e soltanto a febbraio hanno iniziato a vaccinare. Cosa è successo in quei 3 mesi? Abbiamo chiesto alla Regione Toscana chi, con quali atti ha dato il via libera a determinate categorie, gli avvocati per esempio, anziché altri. Abbiamo chiesto alla Regione Toscana di sapere se esistevano delle liste parallele, le liste di scansi, se esistevano, chi le gestiva, come le ha gestite. A tutte queste domande Bezzini non ha mai risposto, né in commissione né in consiglio. Per questo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta. Non abbiamo chiesto che rotolassero teste, non abbiamo voluto fare processi di piazza, ma riteniamo che sui punti che ho appena elencato ci debba essere la massima chiarezza e la massima trasparenza. Soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i super fragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Come Forza Italia abbiamo chiesto la vaccinazione quando ci saranno le dosi, 24 ore su 24. Abbiamo chiesto che coloro che hanno avuto un tumore e sono ancora oggi in follow up, cioè nell'arco dei 5 anni, possano vaccinarsi. Fino ad oggi era possibile soltanto se avevi finito la chemioterapia entro i 6 mesi. Abbiamo chiesto che gli over 80 potessero vaccinarsi anche a casa. Oggi quella possibilità è diventata realtà grazie all'impegno di Forza Italia. Abbiamo chiesto la possibilità di vaccinare i dipendenti nelle fabbriche. Oggi è possibile farlo grazie anche all'impegno di Forza Italia. Ecco, noi come forza responsabile abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale tante proposte, molte sono state approvate, quelle che non sono state approvate noi ci batteremo fino alla fine. Il Consiglio regionale ha detto in maniera forte e chiara che in Toscana le cose non sono andate, lo hanno detto anche le forze politiche di maggioranza. Credo che oggi assessore e presidente della Commissione Sanità dovrebbero trarne le conseguenze e scrivere la loro lettera di dimissione. La sfiducia è da estendersi a tutti i vertici che hanno pianificato una campagna vaccinale che è stata fallimentare sotto troppi aspetti per poter essere giustificata dai tagli alle forniture vaccinali che pure ci sono stati e sono una delle cause. Ecco perché una commissione in questo momento deve essere il contenitore perfetto, esteso a tutte le forze politiche, ai tecnici e alla Giunta, per cercare di elaborare delle nuove modalità che dovranno prevedere non solo lo svolgimento del resto di questa campagna, ma probabilmente anche di quelle future, perché già gli scienziati ci stanno dicendo che ci saranno nuove campagne vaccinali da fare a seguito delle varianti che probabilmente richiederanno altri vaccini. Vaccini che potranno essere somministrati in modalità diverse e per diverse indicazioni che verranno dal governo nazionale. Dobbiamo essere pronti a questo e non ci possiamo più permettere gli errori inaccettabili che ci sono stati in questi mesi. Per questo presenteremo le nostre proposte e contribuiremo a questa commissione di cui noi per primi abbiamo proposto l'istituzione.